Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi prepareremo una ricetta che riguarda il pesce al cartoccio, nello specifico uno dei miei pesci azzurri preferiti è l'orata. All'interno del mio blog, l'angolodelleprelibatezze.it, trovate già una ricetta simile di un pesce al cartoccio, la spigola, con una cottura ed una versione soprattutto in bianco. Che siamo due persone, quindi calcolerò grosso modo un rametto abbondante di pomodorino ciliegino o datterino, quello che trovate. Aggiungerò una manciata generosa, perché ovviamente dobbiamo riempire l'interno del pesce in maniera abbondante, di olive verdi, capperi, olio extravergine d'oliva ed origano. Nel condimento non aggiungo il sale perché, come ho anticipato, farcirò l'interno del pesce, quindi questa parte qui con il sale, e poi è chiaro che il pesce in cottura rilascia sempre un suo sapore, una sua sapidità. Qui all'interno vedete che c'è già pronta una teglia da forno con una carta da forno che poi andremo ad avvolgere, e ulteriormente copriremo con alluminio proprio per ricreare l'ambiente del cartoccio, quindi in una cottura come la chiamo io, al forno dentro a un altro forno. Prendiamo ciascuna orata. Se l'orata dovesse essere poco aperta, ovviamente ve la fate pulire dal vostro pescivendolo di fiducia. L'apriamo un altro po' noi. Ecco, prendiamo del sale e condiamo l'interno. Così. Prendiamo buona parte del condimento e farciamo proprio l'interno del nostro pesce. Non vi preoccupate, è ovvio che un po' di condimento andrà fuori, ma sarà il cartoccio stesso che creerà poi quell'effetto in umido naturale che non guasta, anche se il condimento va al di fuori. Il tutto poi si va a condire man mano che c'è il calore all'interno. Poi vediamo un po' com'è l'altro pesce. Faccio un po' di apertura qui, sto attenta quando vado a mangiare il pesce a queste spine, anzi questa qui proprio. Io preferisco cuocere il pesce a cartoccio con tutta la testa per intero, ma perché amo mangiare il pesce così. Se siete bravi o se preferite, ovvio che potete sfilettare e fare i filetti di orata e cuocerli in questo modo. Questa è una preparazione molto rapida e molto veloce, e vedrete anche poi, appena arriverà il momento di spiegarvi la cottura, come sarà semplice e anche rapido. Come potete vedere, appunto, l'interno è già abbastanza pieno, quindi io faccio quello che dicevo prima. Questo qui lo spargo qua sopra il dorso dei pesci, perché ripeto, con la cottura e il calore che si sprigionerà all'interno si creerà una situazione di succhi naturali che condirà tutta la carne del pesce. Aggiungo un po' d'olio d'oliva qui all'esterno, così. Il cartoccio come lo creo? Alla maniera molto casalinga, ma anche molto pratica. Chiudo questa parte, faccio proprio un pacchetto, faccio passare sotto la carta in questo modo, molto semplice, molto veloce. Poi prendo l'alluminio e lo chiudo per bene. Avvio la cottura in forno a 180 gradi circa 30 minuti. Ecco come si presenterà il nostro pesce al cartoccio. Come vedete c'è tanto brodetto, tanto succo che ha condito perfettamente l'interno del pesce. Secondo il mio punto di vista, per come la vedo io, si può servire anche così in tavola, lo trovo anche molto rustico e molto carino, perfetto per come ricetta e come piatto per la famiglia. Vi invito a mettere il mi piace a questa ricetta e naturalmente vi linkerò anche la seconda ricetta, quella del pesce al cartoccio in bianco, all'interno di questo video. Mi raccomando, seguitemi sempre, vi mando un grandissimo abbraccio, ci vediamo alla prossima ricetta, ciao a tutti!